Lasciata la Tiburtina subito dopo Carzoli, si gira a sinistra per Tufo, una frazione di Carzoli. Immediatamente si gira a destra percorrendo questa strada per circa 2 km. Quella che vediamo sullo sfondo è l'unico casale che si incontra in questi 2 km. In questa strada è stato un pochino di abbandono, ma percorribile con le macchine. E la seconda abitazione che si incontra è questa qui, questa casa bianca ristrutturata, dietro la quale si intravede il rudere oggetto di questa vendita. Il rudere ha una vista a sud, sullo sfondo la Roma L'Aquila, il viadotto per Pietrasecca, per il resto è una valle incontaminata, boschi più avanti e si è nella pace più assoluta. Siamo su una parete del rudere, questo è il tetto dell'abitazione confinante che è stata recentemente ristrutturata, ecco, e questo è l'interno. Non si può accedere, la vegetazione è fittissima, non c'è un punto d'accesso facilmente usabile. Sullo sfondo l'autostrada Roma L'Aquila, il viadotto tra Carzoli e Pietrasecca. Siamo in una zona tranquillissima, siamo in tutto due case e questo rudere, che è molto grande, ma in uno stato di abbandono. Siamo a circa 2 km, 2,5 km dalla strada che la Tiburtina che porta a Tufo. Uno scorcio adesso sul vasto terreno del rudere, sullo sfondo del viadotto della Roma L'Aquila, montagne del Carzolano, e adesso ci dirigiamo all'interno dell'abitazione, girando intorno a questa casa nuova. Sono le 10 meno un quarto del 26 giugno, mentre il resto d'Italia fa caldissime temperature altissime. Qui siamo sicuramente al fresco anche grazie a un cielo nuvoloso. Ecco il rudere, adesso ci avviciniamo e daremo un'occhiata dentro. Lasciamo quindi la strada. Ecco, questo è l'ingresso già privato con la stazione del legno. Adesso daremo appena un'occhiata all'interno perché la vegetazione è fittissima. Ha coperto ogni strada di accesso. Ecco, passando qui sotto possiamo comunque dare un'occhiata. Ecco, questo diciamo, è un portone bello, antico, e questo all'interno da rifare un po' tutto, ma il rudere è molto grande. Al terreno del vicino è possibile appena girare intorno, ma non di più a causa della fitta vegetazione. Percorriamo adesso uno scorcio di strada che arriva al casale, guardando la Roma L'Aquila sullo sfondo, sotto la Tiburtina che sale verso Tagliacozzo, e lì dove quelle rocce abbiamo Pietrasecca in questo ambiente molto, molto selvaggio. Siamo circa a 300 metri dal rudere. Trascorriamo questo tratto di strada per vederlo un po' da lontano, per conoscere l'ambiente circostante. In questo momento lo sto inquadrando sullo sfondo, spero si riesca a vedere bene. Lì e il terreno sottostante.